Buonasera, spettatori, benvenuti a un'altra puntata di Inside. Dentro il personaggio, con noi questa sera c'è Magdi Cristiano Allam, editorialista del giornale. Buonasera, Allam. Buonasera. Allam, la sorpresa questa situazione teramana, essere stato protagonista di una, chiamiamola così, censura, no? senza averi e in modo diretto. Non ha potuto parlare al Partito Democratico nella sede di Teramo del Partito Democratico. Perché? Lei capito. Ah, intanto sono venuto invitato da degli amici e c'è stato un incontro pubblico aperto alla cittadinanza che ha avuto uno, eh, uno straordinario successo, la sala San Carlo era piena, così come c'è stata una cena organizzata dai Rotari che ugualmente è stata di grande successo, io mi sento pienamente appagato di questa mia eh, presenza a Teramo. Eh, ringrazio i Teramani per questa bella accoglienza. Per quello che riguarda l'episodio increscioso eh, da parte del Partito Democratico, devo dire che mi dispiace per loro. Eh, da parte mia, sarebbe stato un servizio accademico. Eh, che avrei eh, offerto in modo assolutamente volontario, era un qualcosa in più che si sarebbe aggiunto al mio programma originario a Teramo, quello che mi dispiace è il fatto di non comprendere che all'interno di una comunità, in questo caso anche di una comunità di studiosi, quello che è fondamentale è disporre di basi cognitive e valoriali comuni. Poi si può divergere legittimamente sull'analisi e sulle soluzioni per uscire dalle crisi e per risolvere i problemi. Ma avere basi cognitive valoriali comuni, e quindi attraverso una acquisizione di quella che è la scienza, di quella che è la corretta rappresentazione della realtà, è fondamentale. Rifiutare questo significa assumere in via pregiudiziale delle posizioni ideologizzate delle posizioni che non corrispondono a, qual, a quanto dovrebbe esserci in una comunità di studiosi. Ma lei ritiene di essere stato diciamo così, ostracizzato in questo appuntamento per la sua appartenenza eh, all'Alleanza Nazionale Fratelli d'Italia oppure perché eh, c'è un problema di eh, esposizione un po' troppo forte no, della sua eh, verità, del suo eh, atteggiamento nei confronti dell'Islam? Ah, io intanto chiarisco che non faccio parte di nessun partito, io ho avuto una breve esperienza eh, con Fratelli d'Italia, ma sono tanti mesi che eh, non ne faccio più parte. Eh, sono profondamente disilluso dall'insieme dei partiti, perché non credo che oggi i partiti, questo sistema eh, politico, sia in grado di dare risposte concrete ai problemi reali degli italiani, sia quando parliamo di problemi finanziari economici, sia quando parliamo di problemi valoriali e, e, so e sociali. Per quanto riguarda le mie posizioni, torno a ripetere. Tutte le posizioni possono essere legittimamente valutate e criticate, si può essere d'accordo, si può non essere d'accordo, ma nel momento in cui sono fondate su delle basi che sono da Rispettare, perché sono delle basi che si fondano nel mio caso su una esperienza e su una competenza. Voglio dire agli amici del Partito Democratico che io ho anche un profilo accademico. Io ho insegnato, ho svolto dei seminari alla Sapienza di Roma, alla Statale di Milano, all'Istituto di Alti Studi della Polizia a Roma, all'Accademia degli Ufficiali a, a sempre, sempre a Roma, all'Istituto di Alti studi delle forze del, del, dell'ordine e, e, e così come ho tenuto delle conferenze in tante università eh, it, italiane vengo richiesto da tante associazioni culturali in tutta Italia non sono soltanto una, una persona che si connota per delle posizioni che comprendo sono anche posizioni forti però siamo in una situazione di emergenza oggi abbiamo un terrorismo islamico che pubblicamente ci ha dichiarato guerra e in questo contesto noi dobbiamo difenderci e per difenderci dobbiamo avere la certezza di chi siamo e affermare in modo chiaro, inequivocabile e con orgoglio chi siamo perché solo se saremo forti dentro potremo confrontarci e all'occorrenza anche scontrarci con chi nega il nostro inalienabile diritto alla vita, alla dignità e alla libertà. Traspare un po' di delusione anche rispetto a quello che è l'atteggiamento politico italiano eh, per Magdi e Cristiano Allam, ma anche rispetto alla Chiesa. Chiariamo anche questo: lei ha deciso il 22 marzo del 2008 di eh, farsi battezzare da padre Ratzinger, da papa Benedetto XVI in eh, San Pietro. Eh, cinque anni è durata questa sua eh, conversione? Oppure spieghiamo ancora, lei ancora si sente fino in fondo un cristiano, ma ha una posizione un po' critica rispetto sì. alla Chiesa? No, no, io sono un cristiano che ama profondamente. Gesù Cristo e che ha aderito eh, a quello che è il messaggio di fondo del eh, cristianesimo, che è questa straordinaria eh, sintonia, sodalizio tra fede e ragione. Il cristianesimo è la religione del Dio che si fa uomo e che si incarna in eh, Gesù ed è la religione dell'uomo concepito a immagine e somiglianza di Dio, dove fede e ragione sono due facce della stessa medaglia, e Benedetto XVI è stato il Papa che più di altri ha testimoniato con le sue opere questa simbiosi tra fede e ragione. Eh, questo non è assolutamente cambiato, era presente anche prima della mia conversione e continua ad esserci eh, tutt'oggi. Quello che io eh, contesto profondamente alla Chiesa è la legittimazione sostanziale dell'Islam come religione, questo relativismo religioso questa litania che viene reiterata delle tre grandi religioni monoteiste rivelate, abramitiche, celesti, addirittura del libro, che mettendo sullo stesso piano ebraismo, cristianesimo ed islam, di fatto legittimando l'islam, che è una religione che arriva sette secoli eh, dopo e che dice di essere il compimento della rivelazione e il sigillo della profezia, si delegittima il cristianesimo. Perché o noi crediamo che Gesù Cristo è vero uomo, è vero Dio, nato, morto e risorto, ed è Lui il sigillo della profezia, i Vangeli sono il compimento della rivelazione, o noi finiamo per accreditare la tesi islamica. Non possiamo, ma non possiamo essere cristiani e al, testo, al tempo stesso legittimare l'Islam come vera religione, Maometto come profeta au, autentico, il Corano come testo sacro, o l'uno o l'altro. Quindi non c'è spazio per tutti e due, uno dei due deve soccombere. Eh, allora, noi siamo eh, cristiani e siamo in terra cristiana. Noi dobbiamo salvaguardare eh, la nostra fede e comunque una civiltà che ha delle radici ebraico-cristiane. All'interno di questo contesto c'è spazio per tutte le persone di buona volontà. Io parlo dell'Islam, non parlo dei musulmani. Tutte le persone sono depositarie di valori inalienabili alla vita, alla dignità e alla libertà. Eh, ma le religioni non sono uguali. Il relativismo è una ideologia nefasta e pericolosa nel momento in cui ci nega il dovere e il diritto di usare la ragione, la facoltà di far fronte a, eh, utilizzando parametri valutativi e critici. Per entrare nel merito dei contenuti, eh, il relativismo ci dice che a prioriisticamente, ed è questa la dimensione ideologica, noi dobbiamo mettere sullo stesso piano tutte le religioni, tutte le culture e eh, tutti i valori. Io dico che noi, come cristiani, ma più generalmente eh, come persone di buona volontà, cittadini italiani, e, 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 dobbiamo salvaguardare la nostra civiltà es, rendendoci disponibili nei confronti eh, di tutti, ma senza in automatico legittimare la religione eh, altrui, a prescindere dai suoi contenuti, perché non è affatto vero che eh, ciò che è scritto nel Corano è la stessa cosa di ciò che è scritto nei Vangeli. Ciò che ha fatto Maometto è la stessa cosa che ha fatto eh, Gesù Cristo. Sono due realtà, diciamo, profondamente in contrasto. Lei ci crede veramente alla teoria e eh, al rischio islamico in Italia. Io lo chiedo perché probabilmente avrà visto che anche in Italia eh, non dico che domina, però insomma, è presente, largamente presente un po' di scetticismo rispetto a queste minacce, forse perché non siamo mai stati colpiti veramente. Beh, intanto bisognerebbe, come dire, conoscere un po' la storia. Eh, dobbiamo eh, eh, sapere che eh, eh, poco più di 200 anni dopo la morte di Maometto, Maometto morì nel 632, per ben due volte, nell'813 e nell'864, gli islamici invasero Roma e saccheggiarono e devastarono la Basilica di San Pietro e la Basilica di San Paolo. In poco più di 200 anni avevano sottomesso all'Islam tutta la sponda orientale e meridionale del Mediterraneo che al 98% erano popolazioni cristiane. Avevano invaso l'Andalusia, sono rimasti otto secoli in Spagna, avevano invaso la Sicilia, ci sono rimasti due secoli, avevano creato delle presenze islamiche un po' in tutta Europa, anche nel nord dell'Europa. Quindi noi parliamo di una realtà che storicamente ha dimostrato di essere violenta, così come, lo è, così come è conflittuale al suo interno. Pensiamo che dei primi quattro califfi che sono succeduti a Maometto, i cosiddetti califi ben guidati, tre su quattro furono assassinati da altri musulmani. E due dei tre assassinati furono assassinati in Moschea mentre pregavano. Questa è la realtà dell'Islam. Quindi quando noi oggi parliamo del rischio dell'invasione islamica, del rischio di essere sottomessi all'Islam, non parliamo di fantascienza, parliamo di un qualcosa che è già accaduta in passato ed è un qualcosa che ha già sottomesso all'Islam altre popolazioni cristiane sull'altra sponda del Mediterraneo, dove oggi finalmente Naturalmente anche Papa Francesco lo sta denunciando: è in atto un vero e proprio genocidio nei confronti dei cristiani. Se noi non apriamo gli occhi, se non prendiamo atto che ci hanno dichiarato guerra e che stanno come dire, eh, si stanno radicando al di là del Mediterraneo, ma che ci hanno detto che dopo la Libia toccherà a Roma. Se noi non prendiamo atto di questo, significa che ci comportiamo come gli struzzi, non vogliamo guardare in faccia alla realtà. Ecco allora Magdi a Cristiano Lam che consiglio ci dà soprattutto rispetto a questa situazione dell'immigrazione. In questo momento è forte eh, soprattutto anche lo scetticismo e la preoccupazione dei tanti abruzzesi, in questo caso anche perché sono coinvolti dal processo di accoglienza agli immigrati. Anche molti sindaci stanno cominciando a far sentire la propria voce. Ecco che consiglio ci dà rispetto a questo problema dell'immigrazione in questo momento? Questi sindaci hanno assolutamente ragione. Eh, sono eh, i rappresentanti di comunità locali che legittimamente devono salvaguardare queste comunità. Eh, L'Italia è veramente un caso singolare a livello mondiale. Siamo l'unico Stato al mondo che dopo aver abolito il reato penale di clandestinità Dopo aver vietato alla stampa, attraverso un documento che si chiama la Carta di Roma del 2007, sottoscritto dall'allora portavoce dell'Alto Commissariato dei Rifugiati delle Nazioni Unite, che era Laura Boldrini, con la Federazione Nazionale della Stampa e con l'Ordine Nazionale dei Giornalisti ed è un documento che riguarda gli immigrati e dove si dice ai giornalisti: non usate più la parola clandestino, usate la parola migrante e sono due termini profondamente diversi perché clandestino ha una connotazione giuridica ben specifica e evidenzia una persona che commette un reato che è quello di introduzione illegale all'interno dei confini nazionali. Migrante è un termine neutro, una persona che che si sposta da un punto all'altro. Ebbene, oggi siamo arrivati ad essere l'unico stato al mondo che investe per l'autoinvasione. Siamo arrivati a spendere più di 10 milioni di euro al mese, mobilitando aeronautica, aeronautica, nav aeronautica e, 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 e marina, marina militare. militare, per far venire fino a 200.000 persone nel 2014 in Italia e continuiamo a farlo creando enormi problemi sul piano finanziario, perché in Italia ci sono 12 milioni di italiani poveri. Ci sono dai 4 ai 6 milioni di italiani che per sopravvivere fanno la fila alle mense dei poveri e continuiamo a elargire a ciascun clandestino 35 euro al giorno per vitto e alloggio. Parliamo di una cifra che supera i 1000 euro al mese, che è quanto guadagnano tanti italiani che lavorano e che faticano e che non riescono ad andare avanti, ma è il doppio di quanto guadagnano tanti pensionati italiani che sono costretti a sopravvivere non si sa come con meno di 500 euro. Questo atteggiamento è un atteggiamento folle che inevitabilmente farà esplodere una guerra tra poveri in Italia e farà... Come dire, esplodere anche il razzismo in Italia, perché giustamente gli italiani non possono accettare che in Italia siano discriminati nei confronti degli stranieri, quello che uno Stato che si rispetti dovrebbe fare immediatamente, soprattutto dopo che l'Isis ci ha detto attenzione. Se ci attaccate in Libia, la prima cosa che faremo è invaderemo con 500.000 clandestini che sono già siepati sulle coste libiche. Uno Stato che si rispetti, la prima cosa è imporre un blocco navale a ridosso delle nostre acque territoriali, perché il messaggio inequivocabile che dobbiamo dare è che noi non siamo disposti a farci invadere e dobbiamo prevenire questa calamità. Quanto va d'accordo il cristianesimo con la tolleranza rispetto all'ISIS, lei ha criticato spesso anche l'atteggiamento di, eh, di morbidezza, diciamo così, dell'approccio della, dell verso questo rischio e questo fenomeno terroristico. Qual è il metodo quindi per affrontare l'invasione terroristica islamica? Io dico che l'esortazione evangelica ama il prossimo tuo, così come ami te stesso, va applicata nella sua integralità. Non possiamo continuare ad applicare solo la prima parte di questa esortazione. Ama il prossimo tuo e ci fermiamo. No, anche la seconda parte è fondamentale. Anzi, direi che oggi dovremmo invertire le parti e perché solo se ci amiamo, solo se siamo colmi d'amore, solo ci se ci vogliamo del bene, solo se facciamo il nostro legittimo interesse, solo se siamo forti dentro, noi possiamo donare amore, possiamo rapportarci in modo costruttivo e amorevole nei confronti del prossimo. Ma se ci limitiamo a donare a, dis, a discapito della, del nostro legittimo interesse, finiremo inevitabilmente per soccombere. Ecco perché io sono critico quando si continua a porre l'accento su quelli che chiamano gli emarginati delle periferie del mondo. Oggi ci sono tanti italiani che sono emarginati, ci sono tanti italiani che non hanno la casa, ci sono tanti italiani che non hanno il pane. Siccome siamo in Italia. Se due genitori non dovessero occuparsi in via prioritaria dei propri figli, come dire, verrebbero incarcerati perché vengono meno a quello che è un loro dovere. Abbiamo un governo che anziché occuparsi in via prioritaria dei propri figli, degli italiani, si occupa in via prioritaria degli immigrati, degli stranieri. Ecco, questo è quello che non va, questo è quello che io denuncio. Andiamo verso una nuova epoca delle crociate. Le crociate sono state una realtà che va contestualizzata storicamente. Intanto le crociate iniziarono nel 1050. Nel 1050 sono oltre 400 anni dopo la morte di Maometto. 400 anni dopo la morte di Maometto, gli islamici avevano conquistato tutto, conquistato tutto. E quando le crociate eh, iniziarono per liberare il Santo Sepolcro, l'Europa. Eh, come dire, era sulla difensiva, era aggredita da tutti i lati dagli islamici. Quindi, se c'è un rimprovero da fare alle crociate e che furono fatte troppo tardi, bisognava muoversi prima. Prima che tutta la sponda orientale del Mediterraneo fossero islamizzate, che fosse islamizzata la Spagna, la Sicilia, che avessero invaso e devastato e saccheggiato la Basilica di San Pietro, noi oggi rischiamo di fare la stessa fine, di ripetere gli stessi errori. Sull'altra sponda del Mediterraneo hanno eliminato tre stati nazionali: l'Iraq, la Siria e la Libia non esistono più come stati nazionali. Hanno creato persino uno stato di terroristi islamici a cavallo tra la Siria e l'Iraq che è grande quanto la Gran Bretagna controllano tutto il litorale libico i pozzi petroliferi della Libia ci dicono chiaramente che dopo la Libia Sarà, toccherà il tu, al turno dell'Italia, ma dentro l'Europa abbiamo un terrorismo che è autoctono, cioè terroristi islamici con cittadinanza europea, che è endogeno e che colpisce all'interno dell'Europa, che è microcellulare formato da piccoli gruppi che rende impossibile prevenirlo e difficile reprimerlo ed è un terrorismo che vuole inculcare in noi la paura perché quando la paura sarà radicata cia, dentro ciascuno di noi noi finiremo per soccombere senza neanche eh, combattere e di fronte a questa realtà il fatto che oggi ci domandiamo se dobbiamo promuovere una crociata come se dovessimo come dire reiterare un errore significa che non vogliamo guardare in faccia la realtà e che non abbiamo ancora capito che o combattiamo per vincere o finiremo facendo finta di niente per subire una guerra che loro comunque ci hanno dichiarato fuori e dentro i nostri eh, con confini e finiremo per essere sottomessi già nel 1999. L'allora vescovo Giuseppe Bernardini, che era vescovo di Smirne, <coughs> raccontò che in un incontro di dialogo interreligioso un alto dignitario islamico turco si alzò e, in modo estremamente franco, disse. Grazie alle vostre leggi democratiche noi vi invaderemo, grazie alle nostre leggi religiose noi vi sottometteremo. Lei ha raccontato ai Teramani in un interessante incontro con la cittadinanza ieri eh, di un mondo musulmano <coughs> fatto in maniera completamente diversa da quella che è oggi. Lei viene da una formazione sicuramente come <coughs> dire, occidentale, perché ha studiato in un, uh, in un istituto comboniano al Cairo. Uh, e poi e dai Salesiani. E dai Salesiani. <coughs> e sicuramente allora era un mondo musulmano diverso, quello che ci ha descritto ieri. Esatto, era una società laica. Era una società che eh, risentiva ancora eh, di un clima cosmopolita. Eh, con l'inaugurazione del canale di Suez arrivarono in Egitto consistenti comunità europee. Fino al 1945 c'erano circa 80.000 italiani che risiedevano in modo stabile in, in, in Egitto eh, ed erano italiani e euro europei che hanno partecipato in modo cospicuo nella modernizzazione dell'Egitto. La società era laica, si vestiva all'europea, le donne erano molto emancipate. Io per vent'anni, dal 52 al 72, non ho visto donne velate in giro per le strade del Cairo, quando d'estate con le colonie estive che si facevano o ad Alessandria o a Port Said, all'ingresso del canale di Suez, le donne musulmane. Vestivano tranquillamente il costume da bagno, il bikini quando esplose la moda del bikini. Oggi su queste stesse spiagge frequentate dagli autoctoni, dagli egiziani, le donne si immergono nell'acqua completamente vestite. C'è stato un processo di involuzione con il tramonto del panarabismo, che era l'ideologia socialista, laica di eh, Nasser. Si è man mano affermata un'ideologia islamica. Ecco, voglio precisare. Che noi abbiamo potuto godere di un ventennio di laicità perché Nasser aveva eliminato dalla scena pubblica i fratelli musulmani. Non c'era traccia dei fratelli musulmani, i loro leader o erano stati incarcerati o erano, eh, o erano fuggiti e all'interno delle moschee si predicava quello che il regime chiedeva che si predicasse. Quindi c'era un messaggio selettivo del Corano finalizzato a legittimare un potere che era sostanzialmente laico. Quello che è accaduto poi successivamente è l'avvento di persone che hanno detto il Corano va accettato nella sua integralità. Maometto va considerato per tutto ciò che ha detto e per tutto ciò che ha fatto e questo ha fatto sì che anziché avere come riferimento delle leggi laiche dello Stato, eh, avendo come riferimento il Corano e Maometto, si è eh, man mano diventati sempre più islamizzati fino all'esplosione del fenomeno terroristico che il 6 ottobre del 1981 portò all'assassinio di Sadat. Magdi Cristiano Allam, come ci si sente sotto scorta nel proprio paese per difendere anche una, un credo religioso? Ma eh, Io lo considero oramai una situazione che perdura da 13 anni. Eh, lo considero come il male minore. Ho 63 anni, oramai, il 22 aprile. li compio. Auguri. grazie. E, e a 63 anni, per me, la libertà è innanzitutto eh, eh, la possibilità di eh, scrivere. E di dire eh, ciò che liberamente penso, di incontrare le persone con cui posso confrontarmi in modo eh, civile. Quindi diciamo, non risento eh, il peso di quello che potrebbe essere andare in giro per fare shopping o per andare al teatro o ad andare al cinema. Però sono preoccupato per l'insieme della società, perché se anche una sola persona per il fatto che esprime civilmente eh, ma fondatamente delle proprie posizioni è costretto a vivere sotto scorta significa che c'è qualcosa che non va nelle fondamenta di questa, di questa società quindi io eh, eh, mi auguro che in Italia si arrivi eh, 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 ci sia un giorno in cui ciascuno di noi possa liberamente esprimere delle proprie posizioni che non devono essere delle posizioni come dire eh, eh, di violenza gratuita, ma devono essere delle posizioni sicuramente eh, argomentate senza essere condannata a morte, così come è stato il mio caso, senza essere reiteratamente eh, minacciato da chi non la pensa eh, come me e senza dover di conseguenza andare in giro con la scorta e vivere con una vigilanza fissa. Anche Facebook comincia a avere questi problemi. Gli ha denunciato il fatto di essere stato più volte bloccato sul suo profilo. Ci sono dei gruppi di pressione, che io li definisco la Brigata della Morte, eh, degli affiliati al terrorismo islamico dei lingua, che si mobilitano per promuovere delle denunce collettive, dicendo che quel contenuto è offensivo nei loro confronti. Facebook ciecamente, nel momento in cui arriva una eh, un massiccio numero di denunce, blocca, senza entrare nel merito dei contenuti, si comporta in modo cieco. Eh, io intendo denunciare, intendo promuovere un processo contro Facebook, perché in Italia c'è una legge che regolamenta la libertà d'espressione e non è possibile che all'interno di un contesto che è vero che è un contesto privato, ma è soprattutto vero che ha assunto un rilievo pubblico, eh, tanto è vero che il poliziotto che è stato sospeso dal suo incarico è stato sospeso per un post che ha messo su Facebook, quindi Facebook ha assunto una valenza pubblica e non è possibile che in Italia ci, si arrivi al punto in cui una brigata della morte, eh, come dire neghi la libertà d'espressione a una persona con cui loro sono profondamente in eh, disaccordo, ma le cui posizioni sono assolutamente legittime. Magdistiano Lam allora speriamo che le previsioni vengano prese con grande attenzione, quello che ci ha raccontato questa sera per i telespettatori di Teleponte. La ringrazio per essere stato con noi per questa chiacchierata. Grazie a voi dell'ospitalità. Grazie ai telespettatori. Inside torna la prossima settimana con un altro personaggio. Buonasera.